Buongiorno, salgo sull'autobus. Cominciamo proprio così la diretta stamattina. Aspettate. Ieri, questa settimana è un disastro, non riesco mai a uscire di casa, quindi non c'è paura, non so perché. Adesso mangio una bella caramella, aspettate, ieri ho ritrovato, sono andato al Lidl, me le sono prese, quelle del Lidl appunto senza zucchero. Eccole qua, alla menta forte, era già molto molto tempo che mangiavo solo quelle di Aldi, che hanno questa cremina dentro e sono dure, però non così tanto dure come queste del Lidl, che ti rimangono in bocca un bel po'. Che io, se le cose non sono dure, le mordo subito, le faccio fuori in 30 secondi. Mamma mia, poi questi qui del Lidl hanno un retrogusto buonissimo. Sono dei sacchettoni, cioè sacchettoni, dei sacchetti blu. Al limite, se oggi me lo ricordate, me lo chiedete in chat, t.me/finestra libera, vi metto la foto, così quando siete al Lidl potete facilmente riconoscerle. Costa, boh, mi pare meno di un euro un sacchetto. Ci sono diverse caramelle dentro, ce ne sono molte in ogni sacchetto. Lo so che non andrebbero mangiate, però prima di tutto perlomeno sono senza zucchero. Poi comunque ho smesso di fumare, quindi direi che la caramella è il male minore, almeno per ora. Poi riesco a eliminare anche queste, ma non è che ne mangio chissà quante, cioè è che mattina quando esco, diciamo che ci sono alcuni momenti e gesti della giornata che ho sostituito con queste caramelle senza zucchero al posto della sigaretta. Per cui diciamo che è il male minore rispetto a due pacchetti di sigarette al giorno che fumavo. Ecco, mi avete fatto venire in mente un tema. Vi ricordate la famosa checklist su Google Keep che ho fatto? Come smettere di fumare? Ecco, uno dei prossimi temi. Ecco qua. Questo è molto interessante. Allora, sono le 6.30 del 17 ottobre, per chi ci sta ascoltando in diretta. E poi vi chiedete perché. Spesso noi animalisti, e vi scandalizzate, ne abbiamo già parlato nella puntata di ieri, dichiariamo di amare di più nostri, non solo amici, ma fratelli, sorelle, pelosetti delle persone,
Prima di tutto sono persone, anche i nostri fratelli, le nostre sorelle, pelosetti, pelosette. Anche perché per chi crede nella metempsicosi siamo tutti anime spirituali eterne, particelle infinitesimali di Krishna, Dio, la persona suprema, o se volete chiamarlo Cristo, Geova, Allah, Buddha, chiamatelo come vi pare, e viaggiamo da un corpo all'altro. Lungo questo percorso del samsara, no? Per poi ritornare da dove siamo venuti. Siamo caduti, tra virgolette, dal mondo spirituale, dove poi prima o poi torneremo, quando interromperemo questo ciclo di nascite e morti ripetute. E come uscire da questo ciclo è quello che ogni maestro tenta di insegnare a modo proprio. Ricordiamoci quella frase che vi ho letto un giorno durante una diretta di Osho, che dice che comunque sostanzialmente tutte le vie sono uguali, ma i maestri non possono vendervela così, cioè nel senso che se io comincio a dirvi che tutte le vie sono uguali non avrei lo stesso impatto sulla mia gente, quindi è giusto dire le persone seguite solo me, anche se ritengo che fosse giusto fino ai tempi di Osho. Credo che i tempi siano cambiati, siano più maturi per poter invitare le persone ad analizzare e sperimentare il maestro che hanno dentro di loro e tutti i maestri intorno a loro che abbiamo a disposizione anche grazie alla tecnologia. Il famoso coltello di cui parlavamo ieri, che può tagliare il pane o uccidere. La tecnologia ci aiuta ad espandere i confini della nostra conoscenza, oppure possiamo usare la tecnologia per passare la nostra giornata su Facebook. Ci sono delle persone per le quali mi rendo conto che internet è Facebook, cioè sono poi quelle persone appunto di cui parlavamo, ricordate, e che se io intitolo una mia trasmissione Renzo Maritani odia i cani, e loro si limitano a quello, mettono un non mi piace, magari urlano anche sotto la loro opinione, ma non si prendono la briga di cliccare, andare a leggere l'articolo che ho scritto, o di cliccare, di andare ad ascoltare la trasmissione che ho condotto e che parla di ciò. No, troppa fatica. Oltretutto è quello che i social network vogliono. Quindi è esattamente, hanno ottenuto esattamente quello che volevano. Niente di più, niente di meno. Voi non lo capite, continuate a caderci e andate avanti così. Vi hanno rincoglionito per 20 anni, per 50 anni, davanti alla televisione, e poi adesso qualcuno ancora davanti alla televisione, altri li rincoglioniscono su Facebook davanti agli schermi degli smartphone per lo più, o davanti al computer. E quindi letteralmente radio, lo scopo principale della nostra radio è quello di dirvi datevi una svegliatevi, no? La rivista dei testimoni di Geova, datevi una svegliata, datevi una regolata, vedete un po' voi, noi vi diamo degli stimoli. Le varie angolazioni.
quindi il nostro Maurizio DJ dello Studio Zero Ferrara, da un'angolazione fuori sync e che vive la quotidianità di Bologna, perché per motivi di lavoro Maurizio spesso è a Bologna, quindi salutiamo il nostro Studio Zero Ferrara, salutiamo me stesso e Mega Sham, Studio 1 Bologna, Studio 2 il nostro Fabio da Enna tornerà presto con le sue dirette. Avete letto ieri l'articolo che ha pubblicato sul nostro giornale letteralmente.info, si intitola, adesso andiamo a prendere, vediamo se questo, eccolo qua, preghiera di salvezza, andatelo a leggere su letteralmente.info e saprete perché Fabio non sta facendo più diretto i suoi notturni per ora, ma torneranno presto, capirete tutto leggendo quell'articolo, oppure vi mando il link diretto, scrivete a radioyoganetwork@gmail.com o richiedetelo su t.me/finestralibera. E poi lo studio 3 Firenze, la nostra Cristina è stata un po' ammalata anche lei, torna oggi al lavoro, ha ricominciato in questi giorni così un pochettino a fare dirette poche, quindi da oggi lei ritorna alla vita normale, immagino che ne farà di più. Salutiamo il nostro Studio 4 Sanremo, Body Tauro questa domenica non ha fatto la diretta perché anche lui non stava bene, insomma è stato come sempre quando arrivano i primi freddi, e mi ripeto perché mi sa che anche questo l'ho detto già anche ieri, quando arrivano i primi freddi naturalmente ci sono i primi acciacchi, le prime mezze influenze, raffreddore continui, è normale insomma. Quindi voi vi scandalizzate, vi meravigliate quando a volte noi animalisti diciamo di amare di più gli animali, ma quando leggiamo queste notizie, come ho visto questa mattina sui titoli dei giornali, per fortuna io non guardo la televisione, però comunque almeno i titoli dei giornali la mattina li consulto, queste chat di ragazzini annoiati, dove all'interno si nascondeva anche la pedopornografia, ragazzini annoiati che umiliano il valore della differenza, ragazzini annoiati che litigano con i genitori, prendono un SUV in piena notte e quasi ammazzano se stessi o qualcuno con loro o di fronte a loro. Un mondo completamente da riformare, ma si sta autoriformando perché siamo in un passaggio epocale qui sul pianeta Terra in questo momento, a mio avviso, quindi si sta autoriformando anche per quello che stiamo assistendo a diversi eccessi, non solo in questo esempio specifico, ma un po' in tutti i settori della nostra vita quotidiana. Ma gli animali non cambiano, la nostra Kitty
ogni volta che gli dai da mangiare, la mattina, prima che usciamo per andare a lavorare, e poi hanno due micro pranzetti anziché uno unico, ne hanno due suddivisi, perché uno appena arriviamo a casa, che di solito arriva a casa uno di noi due, o io o Mega Shan, magari all'ora di pranzo, e uno o due ore dopo arriva l'altro di noi due, sempre in base un po' così ai turni di lavoro, no? Per cui chi arriva per primo dà la prima parte del pranzo alle bimbe pelosette, Kitty e Candy, e chi arriva dopo, un'ora, due ore dopo, gli dà la seconda parte. Poi hanno la cena e poi hanno un... come per noi può essere lo yogurt prima di andare a dormire, insomma un ricamino intorno alla mezzanotte, le 11, mezzanotte, quando andiamo a dormire. E ogni singola volta in cui Kitty, una delle nostre appunto due pelosette, vabbè Candy lo fa a modo, in altri modi, comunque ogni volta che riceve il suo pasto, ha diritto al suo pasto, noi amiamo Kitty come una figlia, è adottata ma è sempre nostra figlia, è pelosetta ma è sempre nostra figlia, ogni volta appena finito di mangiare lei viene, si struscia, ti cerca ovunque tu sia in giro per la casa, viene a strusciarsi sulle tue gambe, contro le tue gambe, per ringraziare, quindi il che non deve naturalmente, perché è mio dovere dargli da mangiare, lei è suo diritto averlo e se lo merita oltretutto ampiamente, è un amore ampiamente ricambiato e reciproco tra noi e le nostre bimbe pelosette, però comunque è tra virgolette giusto che lei lo faccia, perché tutti dovremmo farlo. La gratitudine, l'essere umano ha perso questa fase che stiamo vivendo, si sono perse alcune cose per strada, tra le quali appunto la gratitudine, e gli animali non perdono per strada nulla, rimangono uguali nel corso dei millenni, passano milioni di anni, ma loro sono sempre così, non conoscono la cattiveria, uccidono se devono uccidere perché è nella loro natura o perché devono difendersi, non conoscono la cattiveria, risottolineo, al contrario conoscono la gratitudine, e gli animali sono puri. Come i bambini. Bambini appena nati sono puri naturalmente. Poi ovvio, nessuno è puro 100% dal punto di vista della metempsicosi, della reincarnazione, perché veniamo tutti da vite precedenti, quindi abbiamo tutti un passato colpevole, quindi da quel punto di vista siamo tutti peccatori, è così che va intesa la tematica del peccato cattolica o cristiana in generale. Nasciamo peccatori in quel senso, certo, perché comunque abbiamo tutti questo background karmico, solo chi è caduto ieri mattina direttamente dal mondo spirituale, qui nel mondo spirituale, qui nel mondo materiale, non ha ancora, magari facciamo il mondo spirituale, non ha quel background karmico, cioè istantaneamente un minuto dopo che sei arrivato qui nel mondo materiale hai già creato del karma, perché arrivi da lassù, diciamo così, dal punto di vista figurativo, diciamo lassù, appena arrivi calpesti una formica e già, ma appena respiri uccidi dei microbi, hai già creato karma, no? Negativo, hai già ucciso, hai già
Quindi ci sono i jainisti, mi pare, in India, che non so, camminano stando attenti a non calpestare nulla, non so, fanno tutto con i guanti, adesso non mi ricordo, girano con delle mascherine, non lo so, adesso non... Se ne sapete qualcosa di più scrivete a Radio Yoga Network @gmail.com, magari ne parliamo. Ma purtroppo puoi usare tutte le precauzioni che vuoi, ma è impossibile non fare del male a niente e nessuno in questo mondo materiale. Quindi non è quello il metodo per uscire dal samsara. E non è mio compito insegnarvi un metodo, cioè è pieno di maestri spirituali che ve lo insegnano del passato e del presente. Ecco, sono uscito dall'autobus, avete sentito. E che ora è? 6:46, va bene. Ok. Adesso mi faccio un po' di camminata. Sono sceso 3-4 fermate prima, apposta per camminare un po'. Tanto appunto ho un quarto d'ora di tempo prima di arrivare al lavoro. E quindi comincio a salutarvi. Comincio a salutarvi e vi invito a rimanere sintonizzati su Letteralmente Radio, perché oggi secondo me appunto ricominceranno con un po' più di frequenza le dirette di Cristina dal nostro studio 3 Firenze. Chi è che spacca tutto qua alle mie spalle? Boh, sento dei rumori, dei bus. Quindi le sue poesie, le sue ricette. Vi ricordo che letteralmente.info, che è il nostro giornale, la nostra associazione culturale, è anche una micro casa editrice virtuale, e tra l'altro proprio Cristina sta preparando un suo libro di poesie che uscirà appunto come Snail Space Edition in futuro, insomma, io credo entro la fine del 2020, ecco. Ecco, no, scusate, controllavo una notifica, pareva una cosa urgente, mi sembrava strano quest'ora, infatti non lo era, ho letto male. Vedo in lontananza il sorgere del sole, che meraviglia, che spettacolo a quest'ora. Poi in questa piazza Renzo in Beni, dove mi trovo in questo istante, con queste torri di Kenzo che si scagliano verso il cielo, queste torri di 20 e più, sì, 20 piani e più forse, e appunto alle spalle questo sole che timidamente mica tanto, che irrompe appunto tra le torri, è bellissimo, questi colori meravigliosi. E con questa immagine poetica, a proposito di poesie, a proposito di Cristina, che saluto anch'io, anche tutti voi. Ci sentiamo domani mattina per l'ultima puntata per questa settimana di Buongiorno Italia. Come sapete, conduco Buongiorno Italia una settimana sì, una settimana no, dal lunedì al venerdì. Poi la settimana prossima, come ogni due settimane, sempre dal lunedì al venerdì, condurrò invece Sfogliamo Insieme. Tra l'altro cominceremo a sfogliare anche dei libri, perché collaboriamo da pochi giorni con alcune case editrici che ci mandano del materiale molto interessante riguardante le loro nuove pubblicazioni, che pubblichiamo quindi da qualche giorno nello spazio libri, da non confondersi con libri di Snail Space Edition. Quindi dovete cliccare su temi
quando andate su letteralmente.info e vedrete appunto la sezione libri, la sezione letteratura, la sezione lettura, e dove parleremo sempre di nuovi libri in uscita o appena usciti, insomma, grazie a queste case editrici appunto che ci stanno mandando materiale che utilizzeremo anche per fare qualche diretto. Quindi a volte non sfoglierò più solo giornali ma anche libri insieme a voi a partire dalla settimana prossima. Quindi sicuramente uno dei 5 appuntamenti di Sfogliamo Insieme della prossima settimana sarà dedicato a un libro, direi lunedì, penso, vediamo. Rimanete sintonizzati su Letteralmente Radio. Curious about this broadcast. Radio Pirata, la radio nella radio. Ed eccoci pronti a partire con una nuova puntata di Radio Pirata, la radio nella radio. Siamo giunti alla 136esima, ben ritrovati cari amici vicini e lontani, come diceva qualcuno molto più famoso di me molti anni fa. Prima parte del nostro programma dedicata al podcast. Sapete che ogni tanto diamo un'occhiata a questo mondo davvero interessante che con il passare del tempo sembra essere diventato ormai un compagno d'ascolto molto interessante e stimolante, e anche le produzioni sono davvero notevoli. Nelle prossime settimane vi parlerò anche di una cosa molto bella che ho scoperto in questi giorni, vi parlerò di Yoga Network e Letteralmente Radio, in realtà davvero emozionante che dalle orecchie finisce dritta dritta al cuore. Davvero sto ascoltando tutti i canali perché c'è lo Studio 0, lo Studio 1, lo Studio 2 su Spreaker, sto cercando anche informazioni per parlarvi in modo preciso di questo progetto. Nel frattempo mando un gigantesco abbraccio a Maurizio, Renzo, Fabio, Cristina, a tutto lo staff creativo del progetto che nel frattempo potete consultare e conoscere su letteralmente.info oppure cercando su Spreaker. Tra l'altro voglio ringraziare Renzo perché ha fatto una cosa veramente molto molto bella. Io ho mandato un messaggio a lui per appunto avere informazioni a riguardo di questo Letteralmente Radio, e lui cosa ha fatto? Lui nella sua trasmissione ha parlato di Radio Pirata, la radio nella radio, e soprattutto ci ha raccontato direttamente quello che è il progetto di Letteralmente Radio, di yoganetwork.it, e datemi appunto il tempo di sistemare un po' gli appunti e sentiremo anche nel nostro programma anche la voce di Renzo estrapolata dal suo programma appunto che è andato in diretta qualche giorno fa, per darvi un maggior numero di informazioni su letteralmente.info. Siamo all'inizio del nostro appuntamento e un grosso saluto va anche a Helios Lighthouse che dopo una piccola pausa torna dietro al microfono, questa volta con Work in Progress.
prog. Ecco, ci siamo definiti degli scambisti radiofonici anche perché ci incrociamo con gli orari. Ecco, torna con un progetto radiofonico ideato e condotto da Claudio Sisto e appunto lui, Mr. Elio Lighthouse, che è in onda tutti i venerdì, lo ricordo, alle 18.30 fino alle 20 su garageradio.eu. Si chiama Work in Prog, non a caso, è un viaggio tra le leggende della musica progressive con grandi ospiti e curiosità e soprattutto con tantissima musica d'autore. Ricordo appunto, va in onda il venerdì alle 18.30, ma lo potete ascoltare anche in replica alle 22 la domenica. Oggi invece, come dicevo, ci occuperemo di podcast all'inizio perché torneremo ad occuparci di podcast interessanti. Ce n'è uno in particolare sulla fisica, dopo aver parlato nelle scorse puntate di podcast e scienza, e dei podcast che invece andranno a finire e che sono finiti in televisione. Altra cosa molto interessante appunto di queste produzioni audio che riescono a farsi notare anche in televisione. Quindi, cari amici Bagels, Video Killed, Radio Star, secondo me è un po' da riscrivere. Torneremo sui nostri passi analogici invece per quanto riguarda le notizie riguardanti un grande broadcaster internazionale, Radio Romania, di una chiusura di una storica radio marchigiana in FM, per quanto riguarda appunto la parte dedicata alla radio. Poi ci sarà comunque la nostra ciurma sempre attiva e presente, anche con Gioacchino Stallone subito dopo di me, in collegamento dalla redazione di RadioLondra.me per la rubrica In Contatto con il Mondo. A seguire ci sarà chiaramente Luca e Topos in Fabula con uno speciale partecipatissimo da parte di Luca su Joker questa settimana, e il cameo di Anna invece che ci porterà la musica colta questa volta dalla Romania. Un saluto va anche a Ellie the Worst e a Bastian Contrario, ancora in pausa nel nostro appuntamento ma con tanta voglia di tornare, e Pilo e il suo Your Song, che probabilmente uscirà dal letargo nel periodo invernale contrariamente ai Ghiri, ma di questo non ne abbiamo ancora notizia. Beh, cominciamo con un po' di buona musica, quella blues che di solito contraddistingue appunto la prima parte del nostro programma. Iniziamo con Sun, Back to My Baby, e tra poco appunto inizieremo il nostro specialone sui podcast parlando appunto di Physicast. Una radio magica con la K, www.letteralmente.info, presenta Letteralmente Radio by Yoga Network. Nostro indirizzo di posta elettronica, Radio Yoga Network, @gmail.com, oppure Letteralmente Radio, @letteralmente.info. Ricordate, ci siamo trasferiti da www.letteralmente.online a www.letteralmente.info. Una radio magica con la K, Letteralmente Radio, una radio con tante radio dentro.